Tempo fa feci tutta una serie di video parlandovi degli stalker, del cyberbullismo, dei molestatori, circa 2 o 3 anni fa, 2 anni fa, un anno fa, due. Parlandovi della mangiatrice di pizze alla vaiana, cioè con l'ananas, che è una vaiana, e di una sua carissima amica, che in realtà si sono conosciute attraverso di me, che non dico il nome o il cognome, ma sembra che è una che la pace la compra. Non ha caricato neanche un video sul suo canale, ma ha subito fatto comunella con questa, dicendo che aveva ragione, ed è per questo che a distanza di tanto tempo faccio altri video parlando sulle cose strane che succedono in YouTube, ma anche in Instagram, in Facebook, Twitter, reti sociali. Comunque, come fanno tutti i più grandi YouTubers, innanzitutto vi dico: iscrivetevi al canale, azionate la campanella, commentate questo video e condividendo le vostre esperienze sul tema, e condividetelo affinché anche altri possano parlare se hanno sofferto del cyberbullismo o del bullismo di persona, possano condividere le loro esperienze nei commentari sotto questo video. Naturalmente, caricherò questo video già come faccio ultimamente in premiere differita, cioè già la premiere è una differita della diretta. Però io programmerò questa premiere perché se carico come all'inizio, guardate i miei video del 2013, 2015, 16, ne facevo anche 3-4 la settimana, poi sono pochi i telespettatori, quelli che guarderanno i miei video. Allora ogni settimana, ogni 10-20 giorni, programmo l'uscita di un video ultimamente, così non sono troppi video e pochi per pochi telespettatori. Iniziano bene. Adesso inizierò con il tema. Lo riconoscete? Perché mi chiedete molte volte di me. Sono io e 20 anni fa. Le mi ciò to. Se questo video raggiungerà più di 1000 visualizzazioni, vi racconterò dettagli della mia vita. Ma adesso passiamo a noi. Avete mai avuto a che fare con gli stalker, i molestatori nelle reti? Credo di sì. A parte naturalmente quelli più ovvi che vi insultano, arrivano anche a minacce che poi sono infondate, ma a qualcuno mettono paura, purtroppo, le persone più deboli e via dicendo. Poi ci sono quelli che dicono: "Ah, io non ti seguo più, io non guardo più i tuoi video, sei stato cattivo." Quindi non si limitano a dire che fai del materiale stupido o che sei stupido, ma dicono: "Io guarda che non ti do più i like, che non ti seguo più." Vabbè, se nasce dalla scelta di uno, io la rispetto. Poi oltretutto, con tutto il rispetto parlando, a chi gliene importa? Io faccio i video per chi li vuole vedere, non per chi non li vuole vedere. E mi viene da ridere perché generano lo stesso visualizzazioni. C'è stata questa persona che comprerebbe pace, Maria, non dico di più, che ha detto: "Io non seguirò più i tuoi video perché già ragione la vaiana mangiatrice di pizza all'ananas." Vabbè, allora in pace rimaniamo, non voglio più vedere i video. Io già c'avevo circa 1900 iscritti. Non che non mi importi, ma voglio dire,
Vabbè, mi hai seguito fino adesso, hai guardato molti dei miei video, ti ringrazio. Non mi vuoi vedere? La ragione è tutta tua. Cioè, io anche mi sono iscritto a molti canali, ho visto molti video che erano interessanti. Poi, siccome seguo molti canali, non posso continuare a seguire tutti. Di qualcuno me ne scordo, ma non gli vado a scrivere sotto il video: guarda, questo è l'ultimo video tuo che guardo perché non ho più tempo di seguirti. Perché sta male. Anche in Instagram ho dato like a un mucchio di profili senza essermi iscritto. E poi non gli ho dato più like. Ma non è che gli ho detto sotto l'ultima foto in privato: guarda, non do più like alle tue foto perché non mi piacciono più. Oh, guarda, smetterò di darti like alle tue foto, anche se tu ne ricevi 3 o 4 e con i miei like fa la differenza. Che senso avrebbe? Allora, questa che compra la pace ne deve comprare in quantità industriale per stare soprattutto in pace con se stessa. Perché io dico, vabbè, tu non mi segui, ma che differenza faceva? Prima ricevevo 200-400 visualizzazioni, con te una in più, ti ringrazio, ma dopo di te continuo a ricevere dalle 200 alle 400 visualizzazioni. Andate a vedere i video dal 2017-2018 ad oggi. Non è che senza di lei abbia perso 10.000 visualizzazioni perché riusciva a condividerli a 10.000 persone. Cioè, se con tanta fortuna, per non utilizzare un altro termine, arrivavo alle 400 visualizzazioni, lei magari condivideva i video, ma non tutti li guardavano. Allora voglio dire, grazie, grazie cara amica, grazie per avermi seguito. Ma che differenza fa con te o senza di te? E poi le dicerie di quella persona, di quella vaiana mangiatrice di pizza all'ananas, che voleva sfruttarmi in Instagram per avere più like, ci riusciva perché quando metteva l'hashtag Sant'Enciani in Instagram riceveva anche 1.000 like, poi doveva chiudere tutti i profili perché si comportava male, mi ha detto, faceva delle cose brutte, e poi ha litigato pure con me. E adesso in Instagram non sta quasi più presente, c'ha molti profili inattivi da anni, forse li richiuderanno prima o poi, e c'ha dei canali di YouTube dove continua a cancellare i video che fa perché molte volte salvava i video di 15 secondi di like o di Instagram in YouTube, e aveva un canale che adesso in pratica c'ha 10 video, ne aveva migliaia di video con 0 visualizzazioni. Allora io dico, queste due persone, quella che compra pace a tonnellate e non gli serve a lei la pace, forse comprerà pece, e la mangiatrice di pizze all'ananas hawaiana, le due sommate insieme ci avevano 26 iscritti, perché l'acquista la quella compra lì pace ci aveva 1 o 2 iscritti e 0 video, 1 o 2 compresi me, e l'altra ci aveva 24-26 iscritti, e molte volte gli iscritti neanche gli vedevano i video, e mi vengono a insegnare a me cose, capito? È incredibile. Vabbè. Comunque, stavo dicendo, un'altra cosa che non sanno questi molestatori, quella che acquistava pace e non gli serviva la compratrice di pace o di pece, perché era più infernale che non angelicale. E la mangiatrice di pizza hawaiana, l'ananas, è che, per esempio, quest'ultima, la mangiatrice di pizza all'ananas, l'hawaiana, ha un solo mio video perché era una compulsiva, l'ha commentato 180 volte, e quindi ogni volta generava una visualizzazione. In quel periodo, grazie a queste due stalkers, molestatrici virtuali, io ho avuto più visualizzazioni, forse non dico quel mese, ma quell'anno, che mai. E
Quindi a volte conviene conquistarsi un odiatore, nel senso che io ho molte persone che mi ammirano, ma dicono: sai, Sant'Enchan, io non ti posso seguire sempre, ti vorrei seguire di più, ti ringrazio dei video che fai, e mi guardano una volta al mese, una volta ogni 3 mesi. C'ho circa 2000 iscritti, o li ho superati, poi vanno su giù gli iscritti, quindi li ho superati molte volte, 2000 iscritti, poi c'è chi va, c'è chi viene, però non ho 2000 visualizzazioni ogni volta. Invece, quando trovi un odiatore, uno scorreggione da tastiera, come dice Cicalone Simone, lui si dedicherà esclusivamente al lavoro, perché per lui è un lavoro, di commentare negativamente tutti i tuoi video. Magari ne hai 3000, li commenta tutti e 3000, e di guardarli, e addirittura di mettere un commentario dietro l'altro negli stessi video. E se tu gli rispondi, siccome sono dei provocatori, continuerà a insultarti. Allora, primo, ricordatevi, non bisogna cadere nella provocazione degli stalker, perché poi denunciano la tua risposta, e non devi neanche essere scortese con loro nei video, perché denunciano quello che dici o quello che scrivi, ti fanno eliminare il video, ti penalizzano il canale, te lo possono fare chiudere. Quindi, e poi non c'è cosa più provocativa per un provocatore che rispondere in forma civile. Io sempre rispondo in forma civile, nei video e nei commentari. In questo modo si arrabbiano ancora di più, per non usare un'altra espressione, e continuano a insultarti. Per quello quella mi aveva risposto 180 volte, perché io non la facevo uscire con la sua, con i suoi insulti, ma gli dicevo: non puoi esprimere la stessa cosa in toni più civili. Grazie comunque di aver visto il video. Allora lei, che smanettava col cellulare, ritornava nel video, rispondeva, e intanto che ci metteva mezz'ora a rispondere, aveva già visto per intero il video di mezz'ora. Quindi ho avuto 180 visualizzazioni complete di un solo video di mezz'ora. Immaginatevi voi che ne ha commentati più di 30. Io quel giorno ho fatto bingo. Quindi conquistatevi anche gli odiatori, e poi sappiate che non solo i like, ma anche i dislike e i commentari negativi fanno statistica in YouTube, perché ci sono dei video che sono trend, non perché hanno ottenuto molti like, mi piace, commentari positivi e condivisioni, perché vengano commentati positivamente, like positivi, ma al contrario, perché hanno ottenuto così tanti dislike che passano a essere tendenza in YouTube, come a volte i peggiori film trash che ha prodotto il cinema mondiale passano a essere dei cult movie. I film di serie Z passano a essere i migliori, perché a volte il peggio del peggio passa a essere il meglio. Quindi tutto ciò che è considerato il peggiore in YouTube, come i mostri del trash italiani, sono considerati poi i migliori, perché irripetibili, unici. Quindi sfido chiunque sotto questo video a commentare male, a dargli dislike e a condividere affinché anche altri diano dislike a questo video e a commentare negativamente. Probabilmente saranno molte più persone interessate a fare questo che le persone interessate a dargli like e a commentare positivamente. Quindi tutti gli stalker che mi avete seguito fino adesso, sfogatevi sotto questo video mettendo i vostri commentari, che io vi risponderò cortesemente. E poi dategli dislike, ma soprattutto diffondete questo video affinché anche i vostri amichetti stalker possano fare lo stesso, diffonderlo fra tutte le loro comunità stalker, dargli dislike, magari saranno migliaia di persone, e commentare negativamente qui sotto. Quindi con questa è tutto. Non so, mi sembra, io il 20 novembre ho programmato una premiere, addirittura il 20 novembre. Non so quando uscirà questo video come premiere programmato, ma vi invito a guardare le premiere che seguiranno, perché
quando uscirà questo video già le premiere programmate anteriormente le avrete viste forse o forse no, però io adesso programmo le uscite del video dei miei video come premiere programmati, perché così se ho qualcosa da fare durante la settimana i video li ho già filmati, caricati e dovranno uscire a tempo debito, perché ci sono settimane che non posso filmare un solo video e allora a volte non faccio video per 2 o 3 settimane, 2 mesi, e quello penalizza il canale. Bisognerebbe fare un video a settimana o ogni 10-20 giorni. Allora, da quando ho scoperto questo sistema, a volte in una settimana faccio 4 video e poi li programmo ogni 7-10-20 giorni a seconda del ritmo che Analytics mi segnala e anche VidIQ. E quindi io vi consiglio a tutte e tutti voi, se mi avete seguito fin qua, di girare video ogni volta che potete, come fanno gli scrittori che scrivono più di un libro all'anno, e poi pubblicarli i video come fanno gli scrittori ogni volta che gli conviene. Quindi volete fare un video a cadenza settimanale ogni domenica? Allora voi avete già 4 video, quei video ne programmate l'uscita, non so, ogni 30 giorni. In modo che se volete fare un video intermedio o una live la potete fare. Io infatti così a volte gli do scadenze molto larghe, in modo che se nel mezzo voglio caricare un'altra premiere o fare una live c'è spazio, altrimenti dovrò fare da qui a 2 o 3 mesi la programmazione. Allora con questo è tutto. Se avete anche delle domande da farmi su come fare le premiere in differita o programmate, scrivete qua, ma mi raccomando, se avete delle esperienze sul tema di questo video, commentate e condividete anche ai vostri amici e contatti affinché anche loro possano raccontarmi le loro esperienze e condividerle fra tutte e tutti. Ciao ciao, è un tema molto preoccupante, c'è gente che è arrivata a estreme conseguenze per colpa degli stalker virtuali, che magari era tutto fumo di paglia, non avrebbero fatto nulla. Infatti molti stalker hanno detto: ma noi scherzavamo, non pensavamo si sarebbe arrivati a tanto. E non vi dico i risultati di certi stalkeraggi, perché altrimenti YouTube, se questo video fa le monetizzazioni, non me lo monetizza. Ciao ciao dal vostro amico Sant'Enchan. Adesso appariranno a fine riproduzione i video consigliati e poi qua in alto avrete avuto la possibilità di guardare altri video consigliati, quindi le schede a fine riproduzione e i video consigliati. Mi raccomando, guardateli e commentateli. Ciao.